a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati, ebbene sì, su Advanced Warfare, perché comunque ogni tanto tornarci penso sia lecito. Oggi siamo qua per cambiare un po', infatti siamo qua con uno sniping in live. Oggi andremo a giocare con lo sniper. Vediamo cosa riusciamo a combinare, spero qualcosa di carino. Ci troviamo appena comincia la partita. Obiettivo 30 kills, le morti chi se ne frega, voglio solo che venga intrattenitivo questo video. Lasciamo subito all'inizio, anche se non so quanto possa essere consigliabile. È un po' troppo pericoloso a parer mio. Infatti, oddio. Stavo già dicendo infatti e l'ho preso con un quick inaspettatissimo. Ti ho visto che sei qua, tipo, qua, ok. Il problema, raga, è che... Ah, già da dietro. Io mi trovo davvero molto bene su questo gioco a giocare col cecchino, ma solo col mirino termico. E quando trovo la gente con sangue freddo me lo mette proprio di violenza. Tipo questo, questo l'ho preso comunque. Abbiamo il controllo. Questa partita sembra avere tutti sangue freddo e la cosa non mi piace. Perché davvero... Oddio, dietro. Vabbè, l'ho visto, vedete? Quando uno ha sangue freddo col mirino termico non ci puoi fare nulla, sei morto. Oh, vabbè, sto qua l'ho marciato così male. Raga, non mi sta piacendo sta partita, eh. Io una partita col cecchino non la giudico tanto da come sono i miei avversari, ma... Hanno sangue freddo o non hanno sangue freddo? Sto Cus 12... Vedete, io non ho sangue freddo. Lui ha sangue freddo, abbiamo la stessa arma. Mi ammazza ogni volta. Ogni diamine di volta, perché io ho l'odio per chi... Cazzo, ma in sta partita c'è uno che non ha sangue freddo, eccolo, madonna. Il mirino termico, da dove mi hanno sparato, scusatemi. Il mirino termico mi piace appunto perché rossi così sono molto più facili da prendere. Mi devo trovare... Ma che cazzo è? Mi devo trovare in una partita dove praticamente tutti hanno sangue freddo, quindi non me ne sono fatto niente del mirino termico sostanzialmente, però dai, sì, vabbè, te non solo hai sangue freddo, ma sei pure invisibile, vuoi proprio entrare nella mia blacklist. Ok, arriviamo da dietro qua. Fantastico, arrivare da dietro che li hanno già sterminati tutti. 7-4 comunque, stiamo giocando bene comunque, nonostante tutte le avversità di sangue freddo e cazzi e mazzi. Ok, poi ce n'è uno senza sangue freddo e mi fa il culo. Devo un attimo prendere la mano e trovare uno spot comodo per giocare, perché sinceramente qua... Basta, basta, mi sta venendo... Mi sta davvero venendo fastidio, far sta partita. Sono tutti blu, io voglio un po' di rosso. Ok, gli unici... I compagni invece neanche uno ha sangue freddo. Va bene. Mi sale il nemico davanti. Ok raga, dai, dobbiamo trovare un attimo uno spiazzo. Cioè col cecchino mi trovo davvero molto bene. Mi diverto davvero molto a giocarci. Però devo trovare uno spot dove esercitare il potere del cecchino. Perché comunque il cecchino... Io non mi ricordo che cazzo era che esplodeva qua. Il cecchino ovviamente rispetto a tutte le... Ovviamente da dietro. E rispetto a tutte le altre armi ha il vantaggio che one shotta, no? Quindi però devi trovare uno spot dove effettivamente il vantaggio del cecchino viene, come si dice, ampliato. Dove il vantaggio viene effettivamente messo in pratica. Non avrebbe senso andare in giro col cecchino a fare quickscope a caso. Quello là mi sta davvero sulle palle, ti vedo. Madonna, vieni qua. Non c'è nessuno. Io ho paura a uscire da qua, sinceramente, perché... So già come va a finire, infatti, che mi trovo quello che saltella, tipo Bugs Bunny. Ok, te t'ho preso. Poi c'è quella testa. Oh, raga, sto sbagliando l'anima. È entrato mio fratello in stanza, ma sconcentrato. Vieni qua. Ok. È qua dentro. C'è gente qua dentro, però ho paura che andando a pushare mi arrivino da là. Che situazione di merda, raga, sinceramente. Hit marker. Ok. Raga, sono concentrato a dei livelli clamorosi. Adesso mi hanno pure tirato contro l'UAV di disturbo. 18-7. Ci siamo ripresi un attimo il pallino della partita in mano. Ok. Abbiamo bombardamento e anche UAV. E la cosa può essere molto buona, perché comunque dopo l'UAV di certo ci torna utile. Siamo già a 20 kills. C'è sicuramente qualcuno lì dentro, quindi
Fammi pushare un secondo. Cazzo, sta roba che esplode. Via, avanti, giù. Ah, ma mi segue proprio? Aiuto. Io direi di fare così. UAV. UAV alleato online. L'ho preso questo tutta la vita. Aiuto. Tiriamolo lì. Aspettiamo un secondo finché viene tirato il bombardamento, perché sappiamo già come va a finire. Poi da praticamente ogni video che ho fatto mi sono suicidato sempre. Ok, neanche una kill, fantastico. Ho preso solo uno con antischeggi. Ok, uno fermo ci fa sempre comodo. Ok, adesso iniziamo a sfruttare un po' il nostro UAV. Allora qua ce n'è uno che campa. La roba mi insegue ma non mi uccide, raga. Però mi uccide il tipo sdraiato. Dov'è? Mi uccide il tipo sdraiato per terra. Ok, 22-9. Muori. Sì, magari se mio fratello mi uscisse dalla stanza senza fare troppo casino, mi chiedo l'egoismo di mio fratello. Cioè, in pratica, se lui deve fare un commentary, io non posso nemmeno avvicinarmi a dove lui lo fa. Cioè, lui invece sta tutto tranquillo dentro mentre fa il video nella mia stanza, poi se ne va sbattendo la porta. Cioè, ma vi sembra, raga? Ok, dai, continuiamo. Comunque, io a me sta roba dà fastidio, l'ho preso in testa e non è morto. Dicevo, saprete, ci siamo ripresi bene. Avevamo iniziato con un po' di difficoltà dovute al fatto che appunto fossero tutti con sangue freddo. Poi mi sono pian pianino abituato a questo fattore. Più che altro perché, come vedete, con sangue freddo la gente davvero si mimetizza molto con quello che è l'ambiente circostante. Diciamo che è tutto molto simile, perché comunque è tutto blu, così si fa un casino della Madonna. Quindi se ha sangue tipo quello, non lo vedo. Muoio. No, ok. Lì non c'è nessuno, qua ce n'è un occhio. Da dove? Dov'è sto Cus 12? Lagga. Dai raga, arriviamo a 30 kills. Ok, te sei morto. 11 morti ci possono stare per una parte col cecchino. Poi su Advanced Warfare, come sapete, non è facile usarlo. Ah! Via, via, scappa, scappa, scappa. Qua c'è sicuro quello nell'angolo là. No, non so dove andare, raga. Ok, me la son cavata bene. Vieni qua anche te. Bene, bene, bene. Dai, 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 corri. No, non sei messo lì davvero. Madonna, oh. 31-12. Accettabile. L'ho visto lì in fondo, però. Ok, l'ho preso. Ho preso anche lui. Triple feed, raga. Dove cazzo sono gli ultimi due? Uno. Ok, raga, finita. È finita davvero in un buon modo, eh. È finita davvero in un buon modo. Quanto cavolo ho fatto alla fine? 36-12, siamo arrivati a 36 kills, abbiamo fatto praticamente 6 kills negli ultimi 20 secondi di gioco. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel pollicione verso l'alto che fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo, ragazzi, come sempre domani con un nuovo video, lasciate anche tanti commenti. Per oggi da me è tutto e bella!